Abbiamo parlato pochi minuti fa dell'anniversario della guerra in Ucraina e ora vogliamo passare al concreto dell'attività che la Fondazione Sole Terre esplica a favore dei bambini ucraini. Lo facciamo attraverso il volto e la voce di Giuseppina Furno, responsabile Salute Italia della Fondazione Sole Terre e referente dell'accoglienza dei bambini malati di cancro ucraini in Italia. Buongiorno Giuseppina, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Dunque, sono ormai 20 anni che questa benemerita fondazione al fianco di bambini, donne, uomini in condizioni di vulnerabilità, di malattia, di povertà, che subiscono violenza in Italia ma in ogni parte del mondo. Ecco, particolarmente importante nell'ultimo anno è stato poi il supporto che la fondazione ha voluto dare per i bambini ucraini che stanno subendo, ecco, una guerra ingiusta. Vorrei partire allora dall'inizio, Giuseppina. Quali iniziative la Fondazione Sole Terre ha intrapreso per questi bambini? Sì, guardi, allora la fondazione è nata in Ucraina, quindi era da già da 20 anni all'interno del paese. Ovviamente la guerra è stato un orrore, ha sorpreso tutti, ha sorpreso noi, che ci siamo immediatamente mobilitati proprio per tutelare il diritto alla salute e alla vita dei bambini che sono sicuramente tra la parte più fragile e vulnerabile colpite dalla guerra. È stato immediatamente predisposto un fondo aereo e 139 bambini, ad esempio, sono arrivati in Italia già nel corso dell'anno, ma già dalle prime ore. Abbiamo evacuato proprio i bambini più gravi, perché deve immaginare che ovviamente, ma questo ovviamente lo sanno ben tutti, che la guerra vuol dire anche avere dei blackout energici, non avere più gli approvvigionamenti di farmaci, quindi l'impossibilità proprio alla cura. I bambini sono arrivati in molti paesi del mondo, ma molti in Italia, e quindi per questi bambini c'è un programma di assistenza a 360 gradi che si occupa di loro, insomma, quindi siamo riusciti anche ad aprire una casa di accoglienza e a prenderci cura di loro veramente sia dal punto di vista sociale, sanitario, e continuare le cure. E oltre al sollievo fisico, potremmo dire anche alla cura di determinate patologie, la Fondazione Sole Terre è in prima linea per combattere quelle che sono poi anche le ferite invisibili, ecco, quelle ripercussioni psicologiche che purtroppo la guerra infligge non solo agli adulti, ma in maniera ancora più importante, più feroce, oserei dire, per i piccoli, che sono tra l'altro, come abbiamo avuto modo di ascoltare, già provati dalla malattia. Come state lavorando in tal senso? Il supporto psicologico è fondamentale sempre quando si parla di bambini oncologici, perché quando un bambino si ammala è l'intera famiglia ad ammalarsi, colpita da questa tragedia, colpita dall'angoscia, dalla costante fine di tutto che le famiglie vivono, la paura di vedersi portare via il figlio. Ci sono protocolli che durano anche anni di cura e sono protocolli dolorosi dal punto di vista medico, ma ovviamente destabilizzanti e drammatici dal punto di vista psicologico. Il supporto psicologico quindi è fondamentale, a maggior ragione, per questi bambini che sono due volte vittime di un'ingiustizia e sono da noi seguiti attraverso degli psicologi, alcuni anche in madrelingua ucraina, proprio per garantire sia il supporto psicologico individuale o in gruppo, ad esempio anche con attività psicoeducative che cercano di lavorare al fine di promuovere il maggior benessere possibile e quindi anche la maggiore possibilità di cura possibile, penso che ovviamente il supporto psicologico va di pari passo con l'efficacia stessa delle cure mediche. E io voglio riprendere un breve passaggio di un'intervista che il presidente di Sole Terre, Damiano Rizzi, ha voluto fare a proposito di questa, chiamiamola guerra invisibile, se vogliamo, che si combatte poi nella psiche e all'interno dei bambini. I bambini, dopo essere ricoverati per giorni, non si fanno avvicinare, hanno perso la fiducia negli altri esseri umani e noi appunto cerchiamo di ricostruirla con loro. La soddisfazione è salvare vite umane in una zona di guerra, lavorando ogni giorno affinché la salute sia giustizia sociale e curarsi un diritto di tutti i bambini, nessuno escluso. Ecco, capiamo dunque
magari solo immaginandolo, quello che può essere, quella che può essere la situazione in cui si trovano questi bambini provati non solo dalle bombe ma anche dalle ripercussioni psicologiche. Vorrei segnalare un'altra iniziativa però, Giuseppina, che è sempre a favore dell'Ucraina, questa volta in ricordo di Maurizio Costanzo, ecco, il popolare giornalista che è venuto a mancare pochi giorni fa e che si è tanto prodigato per le attività della fondazione. Ecco, se può spiegarci in cosa consiste questa iniziativa e anche, perché no, come Maurizio Costanzo è stato di aiuto per la Fondazione Sole Terre? Maurizio Costanzo è stato un grandissimo amico di Fondazione Sole Terre fin dall'inizio. È stato uno forse dei primi a credere nell'importanza e nella qualità del nostro progetto e si è sempre prodigato per sostenerci in ogni modo possibile. La Fondazione mi è grata e crede moltissimo, le dico la verità, nel fatto che lui continui a sostenerci. È simbolico il fatto che se ne sia andato proprio ad un anno esatto dalla guerra. Vero. Il nostro progetto è quello di dedicargli un centro di riabilitazione per i bambini feriti all'interno dell'ospedale San Nicolas a Lviv, dove bambini feriti di guerra, che spesso è sicuro hanno perso tutto perché i pochi vestiti che avevano addosso magari sono stati strappati dai medici nel momento in cui dovevano intervenire in emergenza per curargli le ferite ed estrargli le schegge delle bombe, potranno tornare a camminare, ad utilizzare le braccia, e speriamo recuperare una vita felice. E per chiudere, allora, Giuseppina, abbiamo detto all'inizio che le varie attività della Fondazione si esplicano non solo in Ucraina, che è stato un po' il focus della nostra intervista, ma anche ovviamente in Italia e in altre aree del mondo. Al momento quali sono i progetti più significativi? Allora sì, la Fondazione è attiva in molti paesi, i progetti più significativi sono sicuramente in Costa d'Avorio in Uganda, ma ne abbiamo anche appunto altri in Marocco, in Burkina Faso, in Polonia. Cerchiamo di intervenire appunto nelle terre sole, no? Sole terre vuol dire tutto questo, esserci dove le terre sono sole e portare fiducia e speranza dove questa è difficile da essere ritrovata. Ad oggi sono 4.000 le persone di cui ci prendiamo cura tra bambini e familiari, e la cosa fondamentale che voglio ricordare è proprio questa, che noi cerchiamo in questi paesi di alzare la possibilità di guarigione di questi bambini per portarla, come dice l'Organizzazione della Sanità, almeno al 70%. Oggi non in tutti i posti le cure sono garantite e ci sono paesi dove i bambini muoiono 4 volte di più rispetto ad altri. Quindi il nostro intervento è un intervento a 360 gradi, multidisciplinare, che cerca di prendersi cura sia appunto della parte di assistenza clinica e sanitaria, ma anche della parte psicologica, della parte economica, dell'assistenza sociale, insomma. Cerchiamo di tutelare il diritto alla vita, quindi devo dire questo. Tra i tanti paesi in cui la Fondazione è presente, ne voglio citare qualcuno: India, El Salvador, oltre ovviamente all'Italia, all'Ucraina, ma anche la Costa d'Avorio, l'Uganda, il Marocco, il Burkina Faso e la Polonia. L'elenco potrebbe ovviamente anche continuare, ma dà un po' l'idea di quello che è l'approccio della Fondazione Sole Terre nei confronti ovviamente di tutto quello che abbiamo parlato. Abbiamo anche il sito internet, chiedo alla regia, e lo vogliamo mostrare per ovviamente anche far intendere ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo quello che è un po' il focus, ma non solo, anche le varie attività, i vari progetti che la Fondazione porta avanti e che Giuseppina Furno questa mattina ha voluto in qualche maniera spiegarci attraverso le attività appunto in Ucraina. Non so se abbiamo il sito, altrimenti possiamo fermarci qui. Ok, credo che non ce l'abbiamo.
Benissimo, ok, grazie alla regia per questa informazione tecnica in diretta. Allora io devo salutare Giuseppina, visto che siamo giunti al termine del nostro spazio, per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto. Eccolo qui, eccolo, stiamo vedendo adesso il sito internet che potete tranquillamente visitare, soleterre.org, per un po' andare anche a scoprire quelli che sono, come dicevo prima, i tanti altri progetti che coinvolgono e vedono protagonista questa benemerita fondazione. Grazie Giuseppina, grazie per essere grazie stata con di noi. Cuore a tutti voi. Grazie. Un abbraccio.